E la tradizione del bagno inaugurale il primo dell'anno a Sottomarina è passata anche quest'anno. Ovviamente i numeri sono sicuramente più bassi rispetto ad altre località dove storicamente si fa tutti gli anni, come per esempio al Lido di Venezia, ma anche a Rimini, per esempio. Ma comunque un gruppetto numeroso, tra cui anche ha partecipato anche una signora. E una decina di persone hanno sfidato, ma la sfida, diciamo, questa volta non è che è stata così particolarmente, diciamo, difficile, in quanto le temperature, parliamoci chiaro, non sono più le temperature estreme. E nella giornata di ieri le temperature saranno state di 12-13 gradi, forse anche qualcosa di più. E tanto è vero che si è rimasti in acqua una decina di minuti senza soffrire particolarmente. Come noto, in tanti la considerano una cosa un po' da matti, ma in realtà si tratta, al di là di chi lo fa una volta all'anno, così un po' per fare una cosa un po' diversa, una botta di vita e via, in realtà può essere veramente uno stile di vita da applicare a casa facendo le docce fredde, ovviamente. Ognuno deve sapere le proprie condizioni mediche, magari consultarsi, però in realtà ormai è dimostrato che la tecnica di esporsi al freddo per qualche minuto, ovviamente stiamo parlando di qualche minuto, rende il proprio organismo più forte, il metabolismo si accelera, le difese immunitarie aumentano e quindi i benefici sono sicuramente dimostrati. E quindi vi attendiamo per le prossime uscite che faremo anche nelle prossime domeniche. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.